Amici di Sport Intour TV, buongiorno e bentrovati dal Danilo Vittiglio di Roma. Un saluto da Niccolò Cecchi di Live Sport Academy. Tutto pronto per il trofeo del petrolio Serie B. In campo Agrosport Santa Palomba e BSC Next Gen. L'ingresso in campo delle squadre. Ora il saluto tra i capitani. Agrosport Santa Palomba in maglia gialla, pantaloncini blu, dall'altra parte la BSC Next Gen con maglia verde acqua e pantaloncino bianco. Kickoff, inizia ora la gara con il primo pallone gestito nella propria metà campo dalla BSC Next Gen. Con Noioso che va dal numero 5, Catalano. Centralmente cerca il capitano ancora Catalano a gestire da dietro, Noioso. La pressione del Santa Palomba, nel frattempo il pallone è in avanti, attenzione all'inserimento di Pazzaschiglia nel pallone dentro, Bauco subito reattivo, chiude lo specchio della porta alla battuta con le mani, il cross è dentro, stacca Lorenzo De Angelis, raccoglie dall'altra parte Ruggeri. Palmieri in avanti, la protegge, poi lo scarico per nessuno, un pochino alla cieca. Tempra dall'altra parte, ha spazio per avanzare. Buona la chiave di lettura in favore di De Emilio. Il tiro sul secondo palo del numero 11, pericolosa la BSC Next Gen. E avversario, calcio d'angolo dalla sinistra per la BSC Next Gen. Di Dio sul pallone. Batte corto per De Emilio. Entra in area di rigore il numero 11, il tip tap, il cross dentro, Valente respinge, ancora De Emilio raccoglie fuori. Il pallone è morbido, croce più alto di tutti. Poi ci può provare da quella posizione, Bauco controlla, distendendosi e bloccando la sfera. Con il petto, poi parte palla al piede, uno sguardo in avanti, vuole Palmieri, preferisce in un secondo momento allargare per Valenti, cercato ora Palmieri, il duello con Noioso, vince il numero 6 della BSC, del Nero, prolunga in avanti, palla che in qualche modo poi arriva a Di Dio, Fabrizi si inserisce tra le linee, numero 16 se ne va, dentro per Pazzaschiglia, si allunga il pallone, il tocco, respinge Bauco, rimane in avanti la BSC con il cross dentro, Bauco la chiama, la fa sua. Noioso, Fabrizi lì vicino, allungo il passaggio per Tempra che entra in area di rigore, il tiro sul secondo palo che si trasforma in un cross, arriva De Milo a spingere in rete il pallone, sblocca la partita al 20° minuto di gioco, 1-0 a favore della BSC Next Gen. Gira su se stesso e imposta. Croce in verticale, accelera troppo il ritmo di gioco, non c'è nessuno lì davanti a raccogliere. Noioso, ultimo dei suoi, può gestire lì vicino per Ciolfi. Tempra dentro di Dio, la prolunga, palla che arriva a Pazzaschiglia, Bauco respinge, poi il tiro ancora del numero 9, alto sopra la traversa. Fabrizi, Di Dio, se la sposta da lì può anche pensare al tiro, preferisce allargare. Graziosi, Di Dio, in mezzo all'area di rigore, pallone un po' troppo lungo, insiste però Di Dio proprio per Graziosi sul secondo palo. La traiettoria che scende rapida e violenta, ma termina out. Recupera Mazzotti, poi spazza via Lorenzo De Angelis, Palmieri in acrobazia, non riesce ad addomesticare. E su questo lancio lungo termina il primo tempo della partita sul risultato parziale di 1-0 a favore della BSC Next Gen. Al via ora la ripresa con il primo pallone gestito dalla formazione di casa, Barbarisi.
Lorenzo De Angelis, lungo per Mazzotti, Roscini, Mazzotti, efficace, calcia lontano, Palmieri raccoglie, 2 contro 3 lì davanti, è partito nello spazio il numero 7 che conclude in porta, reattivo però Magifesta con i piedi a mandare tutto in calcio d'angolo. Corner dalla sinistra per il Santa Palomba, Barbarisi forte dentro, Palmieri con la testa, fuori. Pallone che si impenna, Roscini la mette giù, spalla alla porta, apre per Mazzotti. In avanti non c'è riferimento però, la palla comunque attraversa il campo, Palmieri la aggancia, di vicino Previtali preferisce andare dalla sinistra per Roscini che ci prova, tiro alto, plano. Partito Tempra nello spazio, avanza il numero 21, Pazaskilian riceve il tocco per Di Dio. Lorenzo De Angelis arriva prima dei tutti, poi croce e spazza via, raccoglie Graziosi nuovamente per Tempra che si è allargato sulla destra, il cross sul secondo palo, De Emilio con la testa, Bauco in due tempi. Barbarisi fuori, nuovamente il duello contro Ciolfi che ha la meglio sul 10 avversario, la ripartenza della BSC Next Gen con Fabrizi che supera la metà campo, avanza il numero 16, palla al piede per Tempra, entra in area di rigore, se la sposta, avanza il numero 21, lo scarico dietro, De Emilio non arriva, la palla che rimane lì, il tiro di Pazaskilian ribattuto, poi allontana la retroguardia, Di Dio raccoglie fuori il tiro a giro, Bauco è sulla traiettoria e controlla. Di Dio raccoglie nella zona del centrocampo, poi si defila sulla fascia sinistra, dentro per De Emilio, questa volta a giocare tra le linee, allarga per Graziosi dall'altra parte. Di Dio parte nello spazio, poi si gira e la mette dentro nell'angolino opposto, trova il gol del 2-0 per la BSC Next Gen al 64esimo minuto di gioco. Allora, due i minuti di recupero. Si giocherà ancora per 120 secondi. Meroni. Vada Di Dio. Ciolfi. Può anche pensare al tiro. Infatti è così che fa il destro che parte forte. Bauco vola e allontana. Triplice fischio che arriva in questo istante, termina qui la partita sul risultato finale di 2-0 a favore della BSC Next Gen.